Grazie Ferdinando, grazie per l'invito, è un sempre stimolo importante questo appuntamento per approfondire la visione biblica dei grandi autori russi che entra nelle pieghe della loro composizione letteraria. E in particolare questa serata dedicata ai due titani della letteratura russa, che sono anche tra i maggiori scrittori del romanzo, della letteratura di tutti i tempi, ci permette di entrare in questo confronto tra due visioni del cristianesimo, due visioni della letteratura, due visioni dell'uomo, due visioni del mondo. Dostoevskij e Tolstoi, Tolstoi o Dostoevskij. Un tema che ha attraversato la critica, che ha attraversato la storia dell'interpretazione da Merezhkovskij, il suo famoso lavoro Tolstoi o Dostoevskij, Tolstoi e Dostoevskij, fino a Berdiaev, che è ricordato prima da Fernando, fino a George Steiner. Ma noi non faremo un confronto complessivo tra le visioni del mondo di questi due scrittori, uno che arriva poi a posizioni politiche anche reazionarie come Dostoevskij, uno progressista che fonda una nuova visione del cristianesimo come Tolstoi, due visioni che contrappongono ortodossia a una visione più libera, più radicale del cristianesimo, come nell'ultimo Tolstoi, ma entreremo, come dire, per una porta particolare, la loro visione della natura e la loro visione, la loro interpretazione, la loro visione della Bibbia. Un pensiero tragico, quello di Dostoevskij, un pensiero epico, quello di Tolstoi, secondo George Steiner, che così polarizza i due grandi scrittori, ma scrive George Steiner nel suo libro Tolstoi e Dostoevskij, la polarizzazione di città e campagna è uno dei principali aspetti di qualsiasi confronto tra Tolstoi e Dostoevskij. Il motivo della partenza verso la salvezza era comune alle vite e alle immaginazioni di entrambi. E Resurrezione, per molti aspetti, il romanzo di Tolstoi, Resurrezione, è l'epilogo di Delitto e Castigo. Nekhliudov, il protagonista di Resurrezione, va però in Siberia mentre Raskolnikov, il protagonista di Delitto e Castigo, si ferma prima del viaggio in Siberia. Ma come parlano questi due autori della natura e della Bibbia? Un libro quasi contemporaneo degli ultimi racconti di Tolstoi, uscito nel 1907, ma scritto negli anni precedenti, di un monaco, uno monaco eremita russo, lo schimonaco Ilarione, sulle montagne del Caucaso, dà una visione della natura che è direttamente legata anche a una visione della scrittura. Racconta delle vicende degli eremiti che sul Caucaso leggono la scrittura, praticano la preghiera di Gesù e vede questa corrispondenza diretta tra la natura e il disegno di Dio. Il libro ebbe un'immensa fortuna e nelle prime pagine leggiamo queste evocazioni della montagna del Caucaso. Mirabile visione, scrive lo schimonaco Ilarione,
e assolutamente incantevole. Proprio là appariva la montagna celebre in tutto il Caucaso, l'Elbrus, la cui cima innevata ardeva come oro ai raggi del cielo vespertino. È il primo dei testi nei fogli distribuiti. Questa visione, il libro della natura, ci schiudeva una delle sue pagine più ricche di sfarzo. Noi dappertutto vedevamo e leggevamo i più evidenti segni della potenza di Dio. Contemplando la creazione, conoscevamo le invisibili perfezioni di Dio. Questo testo sembra riprendere la stessa comprensione del rapporto tra Dio e natura che troviamo in un testo dei primi documenti della letteratura slava, l'Esamerone di Giovanni Esarca di Bulgaria, che riprende la visione della creazione di Basilio il Grande, il commento alla Genesi, i sei giorni della creazione, dove natura e contemplazione della parola di Dio sembrano rispondersi uno con l'altro. Scrive Giovanni Esarca: contemplando il cielo adornato di stelle, il sole, la luna, la terra ornata di erbe e alberi e il mare ricolmo di ogni genere di pesci, e considerando infine l'uomo, la mia mente viene meno dallo stupore e non posso comprendere da dove in un corpo così piccolo possa venire un pensiero così alto. Giovanni Esarca riprende quello che è il pensiero biblico. Il Salmo 8 dice proprio questo stupore del salmista di fronte alla creazione, ma soprattutto di fronte all'uomo. Il Salmo 8, versetto 4: quando guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è l'uomo che tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? Eppure l'hai fatto poco meno di Dio. La natura, nella concezione cristiana del mondo, è la rivelazione di Dio. Sia il libro della Scrittura, sia il libro della natura parlano di Dio. Il Salmo 19, nella prima parte, contempla lo sfarzo, le meraviglie della creazione. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani, giorno a giorno ne trasmette la notizia, notte a notte ne tramanda la conoscenza. La seconda parte dello stesso Salmo 19 contempla invece la parola eterna di Dio. L'insegnamento del Signore è irreprensibile, ridona vita. La creazione corrisponde alla legge, corrisponde alla parola. C'è una perfetta intelligibilità delle cose create che sono spiegate dalle cose rivelate da Dio nella legge. Per molti aspetti, allora, ci chiediamo come mai parlare di natura e Bibbia, che è così tipico di una mentalità arcaica, della mentalità biblica, ma che è ancora, per esempio, l'idea, l'intenzione dello schimonaco Ilarione quando scrive sulle montagne del Caucaso, in cui associa la parola di Dio, la preghiera nel nome di Gesù, alla visione delle montagne, in un'epoca in cui siamo alla fine della parabola moderna. L'epoca in cui parlano Dostoevskij e Tolstoi dell'uomo contemporaneo, della tragedia dell'uomo contemporaneo in Dostoevskij, o di quell'epopea, di quell'epica quasi omerica di un uomo che cerca di ritrovare le sue vere radici in Tolstoi. C'è un pensatore, grande studioso della letteratura antica russa, che ha avuto delle intuizioni molto importanti sulla
ecologia, sul pensiero ecologico proprio negli autori più antichi, come Giovanni Esarca, di cui abbiamo letto un frammento, e Dmitri Likhachov, uno dei più grandi studiosi della Russia del secolo scorso, in cui parla dell'ecologia della cultura. Scrive: l'ecologia studia il mondo come un tutto. Il fine di tale studio è la possibilità di aiutare il mondo, la sua guarigione. Parlo di mondo proprio perché si può trattare sia della natura sia dell'uomo. Il concetto di integrità e appropriatezza del mondo è insito nella parola oikos, casa, in greco. Può essere sia la natura, viva, sia quella parte del mondo nel quale l'uomo abita, con la quale l'uomo si circonda. L'uomo, infatti, costruisce la sua casa, la cultura. Questa visione di Likhachov, così attenta all'integrità del tutto, dell'uomo nella natura e della natura nell'uomo, ci fa capire allora che la concezione in Dostoevskij e Tolstoi della natura e della Bibbia sono in realtà un modo di guardare queste due grandi narrazioni attraverso quella che è la casa che l'uomo si costruisce, la cultura, cioè le relazioni, la vita insieme con gli altri, quel desiderio, quella nostalgia di ricostruire l'intero, la completezza che era stata perduta con il peccato originale, con la caduta, ma che soprattutto è perduta con la frattura della modernità. L'integralità del fenomeno della vita, la continuità tra mondo naturale e mondo spirituale, è infatti una costante del pensiero russo, non solo nei due grandi romanzieri, ma anche nei filosofi come Salaviov. Eppure, se leggiamo i romanzi di Tolstoi e Dostoevskij, ci sembra che l'ambiente naturale non sia al centro della loro indagine artistica. Sin dall'apparizione di Guerra e Pace, i lettori sono stati attratti dalla concezione della storia di Tolstoi, dal conflitto tra etica individuali e convenzioni sociali in Anna Karenina, o dalla svolta religiosa negli anni Ottanta come in Resurrezione. La natura è al massimo uno sfondo che rispecchia gli accadimenti interiori dei personaggi, oppure diventa una tecnica molto raffinata negli ultimi racconti di Tolstoi, come in Holstomer, il racconto di questo cavallo che viene prima celebrato come grande puro sangue di corsa per poi finire come un cavallo da tiro ed essere scuoiato in modo brutale. Ma la cosa interessante in Tolstoi è che questo racconto è visto con gli occhi del cavallo, quindi questo straniamento che diventerà uno dei procedimenti più importanti nella letteratura moderna e contemporanea. Ancora in Tolstoi le caratteristiche naturali diventano una parabola del mondo umano nelle favole che scrive per i bambini, ma che indirizza soprattutto agli adulti. Come abbiamo sentito in Steiner, Dostoevskij è invece uno scrittore del sottosuolo urbano. Dei suoi romanzi la natura appare raramente, entra nella narrazione di scorcio, evocata indirettamente dai personaggi come elemento del loro vissuto interiore. È la terra incontaminata del sogno dell'uomo ridicolo. Questo racconto del 1876, in cui un uomo si vuole uccidere, ma prima di uccidersi, dopo aver a lungo meditato l'idea di terminare la sua vita perché non vi vedeva alcun segno, si addormenta e viene come trasportato attraverso lo spazio in una terra incontaminata. È la visione onirica dell'età dell'oro, evocata dal quadro di Lorraine nel sogno di Stavrogin, nei Demoni, il personaggio tormentato di questo romanzo dostoevskiano che ha causato la morte
di una bambina, corrotto una bambina, il problema della violenza sui bambini è una costante in Dostoevskij, ha però questo sogno in cui vede il quadro di Lorraine, in cui c'è una natura incontaminata, in cui ha questa nostalgia di una terra incontaminata, in cui c'è una perfetta armonia tra uomo e natura, tra uomo e Dio. È la natura contemplata con gli occhi trasfigurati del pellegrino Makar nell'adolescente, sempre uno dei romanzi di Dostoevskij, in cui il giovanissimo Arkady è tormentato dall'idea della bellezza, che è al tempo stesso presenza erotica e nostalgia di una felicità indicibile, e chiede al pellegrino Makar, che è il suo padre putativo, di spiegargli che cos'è questa idea della bellezza spirituale. Blagobrasie è il termine russo che utilizza Dostoevskij e che traduce nella Bibbia slava il greco euskimon, ciò che è degno e tiene uniti al Signore. È una citazione della prima lettera ai Corinti 7:35. E la bellezza spirituale è le cose degne, le cose che tengono uniti al Signore. Raccontando l'esperienza di questa bellezza che si dilata alla contemplazione rappacificata di tutto il creato, il pellegrino Makar, nell'adolescente di Dostoevskij, offre il punto di equilibrio alla ricerca dell'adolescente Arkady e gli racconta questa esperienza che ha avuto in una notte in cui pregava nell'attesa della funzione liturgica. Passammo la notte all'aperto, chinai allora la testa, volsi lo sguardo attorno e sospirai. Che bellezza indicibile! Regna la pace, l'aria è leggera, cresce l'erba, cresci pure, erba di Dio. Canta l'uccellino, canta pure, uccellino di Dio. Makar, che in greco vuol dire il beato, vive la beatitudine dei puri di cuore, il suo sguardo purificato, coglie le creature nella loro originaria bellezza, nello splendore voluto dal loro creatore, i suoi occhi vedono Dio. Che cosa unisce allora Dostoevskij e Tolstoi? Da un primo punto di vista molto esterno possiamo dire che li unisce la Russia stessa. Sempre nel libro La concezione di Dostoevskij, Berdiaev scrive: «La Russia è una pianura immensa, con spazi infiniti. Mancano i confini, non vi sono limiti. Finisce sempre nell'immensità. Alla geografia della terra corrisponde quella dell'anima russa. Una geografia dell'anima». Possiamo accostare questo famoso brano sulla corrispondenza tra geografia esteriore e fisionomia interiore. Quello che scrive un altro acuto interprete della letteratura russa moderna, George Niva, in cui paragona l'inno finale delle anime morte a un inno allo spazio russo. Scrive: Tolstoi riprenderà il tema della steppa e della tormenta nel racconto Il padrone e il servo, dove il mercante egoista e cupido non ritroverà il senso dell'altro se non nella distretta della tempesta. In questo racconto i due, il padrone e il servo, si trovano abbandonati nella tempesta, nella notte, durante questo terribile momento, e è il momento in cui però il mercante ha un ripensamento, un moto di compassione verso quel suo servo che l'ha sempre servito e che lui non ha mai considerato veramente umano, e lo salva appoggiandosi su di lui, cercando di riscaldarlo. È il momento in cui per Tolstoi avviene il passaggio dalla vita alla morte, il passaggio
dalla morte alla vita, il passaggio dall'egoismo alla conoscenza dell'altro, all'essersi accorti della presenza dell'altro. Sia Dostoevskij sia Tolstoi vedono la natura attraverso il prisma della cultura, come scriveva Lichačov. E in questo forse non sono così lontani dal pensiero arcaico di Giovanni Esarca, in cui vedeva la chiave per comprendere la natura nella parola di Dio. Lo scrittore, o il personaggio per lui, non è mai solo di fronte alla natura. Lo sguardo privo di presupposti è ormai impossibile. Non c'è una pura contemplazione della natura come in Rousseau. Anche la natura è accessibile solo se è interpretata, se diventa un momento della vita, della cultura. Che cosa troviamo allora nello sguardo di questi due scrittori? C'è la natura come fenomeno, c'è lo sguardo dello scrittore coi suoi presupposti culturali, ma c'è infine anche un altro codice, un altro sguardo che è molto importante in entrambi, è l'altra faccia di questa dittico, è la parola evangelica, la parola biblica, che è una specie di specchio in cui l'intero di umanità e natura è rappresentato nella sua purezza originaria, è ritrovato come una restaurazione escatologica. Anche la natura è insensata, anche la natura è una tempesta nella notte che fa perdere la via e annulla ogni senso, ogni direzione, ogni possibilità di significato. È solo un delirio di potenza alimentato dal progresso scientifico, quello che pensa di dominare completamente la natura, di spiegare ogni cosa. Occorre ritrovare uno sguardo come lo sguardo del pellegrino Macar nell'adolescente, per cui ogni cinguettio, ogni creatura del cielo e della terra parlano di Dio, oppure lo sguardo dello Starets Zosima nei fratelli Karamazov, oppure anche un personaggio secondario come Marmeladov, Delitto e Castigo, che all'inizio sorprendentemente parla parole strane, questo amore universale per tutte le cose, per tutti gli oggetti, anche per le cose inanimate, che sono in realtà una ripresa della tradizione mistica di Isacco il Siro che Dostoevskij mette in bocca ai suoi personaggi. Per Dostoevskij e poi per Tolstoi non c'è più una rivelazione immediata di Dio nella natura, ma Dio si lascia cogliere nella trasfigurazione dello sguardo che si contempla nell'uomo, che l'uomo contempla quando sa veramente arrivare al proprio compimento. È un eco di quella che nella tradizione orientale è la tradizione della trasfigurazione, della divinizzazione, particolarmente importante per un autore come Dostoevskij, che la ritrovava nei grandi testi della padri orientali. Che cosa significa allora ritrovare l'intero in modo diverso per Dostoevskij e per Tolstoi? Significa parlare non semplicemente dell'uomo, ma del Dio uomo per Dostoevskij, la radice di quello che poi diventerà il centro di gran parte della filosofia russa, da Solovyov fino agli autori del XX secolo come Bulgakov. La teologia della divinizzazione mette in evidenza quello che possiamo definire un arco teologico primario che va dalla creazione al compimento dell'uomo e che è più importante di un arco
che possiamo definire secondario, che va dalla caduta, cioè dalla colpa originaria, alla redenzione come espiazione. C'è cioè in questa visione dei padri d'Oriente che Dostoevskij riprende l'idea di una originaria redenzione di tutto il cosmo che è implicita sin dall'inizio della creazione, indipendentemente dalla caduta dell'uomo. Quest'arco teologico primario lo contempliamo nel disegno originario di una creazione che è anche l'inizio di una divinizzazione di tutto il creato, non solo l'uomo, ma anche tutta la natura diventa Dio. Il Verbo di Dio è diventato uomo affinché l'uomo possa divenire Dio. È il celebre detto di Sant'Atanasio che può essere letto come programma implicito di una gran parte dei romanzi di Dostoevskij, ma che in Tolstoi, come vedremo, richiede tuttavia una diversa interpretazione. Vediamo allora prima come lo interpreta Dostoevskij, questo arco primario teologico che porta alla ritrovata completa armonia tra uomo e natura e Dio, e come lo interpreta invece Tolstoi. In Dostoevskij abbiamo anzitutto la messa in discussione proprio di questa armonia che ci sembrava così definita in Giovanni Esarca, che sembra così lineare nei Salmi, una parte dei Salmi, Salmo 8, Salmo 19, che ritroviamo in autori come della tradizione mistica, come per esempio i racconti di un pellegrino russo o sulle montagne del Caucaso che abbiamo citato. In Dostoevskij abbiamo anzitutto la rivolta di Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov. Per Ivan il tormento è l'impossibilità di vedere nella realtà questa riconciliazione tra uomo e natura, tra uomo e uomo, tra uomo e la sua vittima o il suo carnefice. Nel celebre dialogo con Alyosha, Ivan dice: «Non per questo ho sofferto, perché con le mie sofferenze potessi stabilire per qualcuno una futura armonia. Io voglio vedere con i miei occhi come l'agnello giace accanto al leone e come colui che è stato trafitto risorga e abbraccia colui che lo ha ucciso». È uno dei testi che ho riportato nella fogli che sono stati distribuiti, e in cui c'è una corrispondenza con la profezia di Isaia 11 sulla venuta dell'età messianica, in cui l'agnello starà accanto al lupo, il leone accanto al vitello. Ma è proprio quell'armonia a cui Ivan non crede. «Io voglio essere là quando tutti improvvisamente sapranno perché tutto è avvenuto in tal modo». Su questo desiderio si costruisce ogni religione. Ma ecco, i bambini, che cosa c'entrano? I bambini sono i bambini torturati, i bambini violentati, i bambini vittima della crudeltà degli adulti. Dostoevskij raccoglieva dai frammenti di giornale tutte le notizie relative alle abusi sui minori. Il dialogo con Alyosha riporta il raccapricciante episodio del proprietario che, per punire un bambino che aveva ferito con una sassata uno dei cani da caccia del padrone, lo fa denudare e lo fa sbranare da una muta di cani davanti a tutto il villaggio e alla madre straziata. Ecco, davanti a questo episodio il più anziano dei Fratelli Karamazov dice: «Io dichiaro che tutta la verità non vale un tal prezzo. Io non voglio, insomma, che la madre si abbracci col carnefice che ha fatto sbranare suo figlio dai cani».
Esiste forse in tutto l'universo un essere che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare? Non voglio l'armonia, per amore stesso dell'umanità, non la voglio. Dostoevskij avrebbe poi scritto a un amico che questo argomento di Ivan era irrefutabile, ed è la domanda fondamentale che Dostoevskij si pone non solo in questo romanzo, ma in tutta la sua vita. Dostoevskij si converte al cristianesimo proprio sotto il segno del dubbio e del paradosso. Nella lettera Natalia von Wisina scrive che se mi dimostrassero che Cristo è al di fuori della verità e che la verità giace davvero al di fuori di Cristo, allora sceglierei di stare con Cristo piuttosto che con la verità. Per Dostoevskij non c'è una verità che risolve tutti i dubbi, che ristabilisce tutte le contraddizioni, una teodicea che spiega la sofferenza del bambino torturato, nessuna teologia che dia una giustificazione di questa crudeltà è degna di questo nome. E tuttavia questa sofferenza ha un senso perché c'è la vicenda di Cristo, perché la vicenda di Cristo è una vicenda di amore, perché nell'amore vissuto da Cristo possiamo trovare un senso anche alla sofferenza senza senso. Ecco allora che per Dostoevskij il problema centrale è quello della adesione a Cristo come colui che abbraccia la sofferenza per amore della vita, per amore dell'altro. E vi arriva attraverso una via molto tortuosa, i suoi personaggi parlano in modo diverso, chi legge Dostoevskij è disorientato, non sa dove va a finire il romanzo, ogni autore cambia prospettiva, ogni personaggio è un'idea, c'è un conflitto di idee, c'è una tessitura di voci diverse, un romanzo polifonico, dice Bakhtin. Tolstoi, al contrario, è un Omero che domina tutta la materia, in cui il lettore è introdotto in una sorta di sguardo olimpico sulla realtà che si dipana al di sotto dei suoi occhi, e è l'autore che sa tutto, che guida il lettore nella pieghe della coscienza dei suoi personaggi. L'arte di Tolstoi, scrive Berdiaev, forte, è più perfetta di quella di Dostoevskij. I suoi romanzi sono i più bei romanzi del mondo. Tolstoi è un grande artista di ciò che è divenuto. Dostoevskij è teso verso ciò che diviene. Potremmo dire che Dostoevskij è l'autore del futuro, l'autore di ciò che ancora non è stato annunciato. È qui che Berdiaev dice che Tolstoi riceve dall'anima della natura quello che Dostoevskij riceve dalla vita dello spirito dell'uomo. Dostoevskij, scrive ancora Berdiaev, è tormentato non tanto dal problema di Dio, ma dal problema dell'uomo. Il suo pensiero è occupato dall'antropologia, non dalla teologia. Il testo biblico, nei grandi romanzi dostoevskiani, agisce come un fermento, come un lievito del travagliato percorso intellettuale ed esistenziale dell'autore. Innesta nelle opere della maturità una dimensione aperta, dove la parola della croce, 1 Corinti 1,18, indica una possibile via di speranza, un'uscita dall'inferno senza trasformare la buona novella di Cristo in una nuova teodicea, cioè in una spiegazione di quel dolore di quel bambino, di quell'unica lacrima del bambino che non vale tutto l'universo. Se per avere l'armonia universale, dice ancora Ivan, io devo far piangere questo bambino, restituisco il biglietto d'ingresso nel mondo, non vale la pena. Avevamo visto come la parabola del grande inquisitore era costruita su una pagina delle tentazioni di Cristo in Matteo. Questa cupa atmosfera del grande inquisitore è una specie di cupo inferno.
La natura è esclusa, o almeno sembra esclusa, ma c'è una particolarità. A un certo punto simbolicamente compare nella notte che profuma di limone, una citazione da Pushkin, un anelito a una rigenerazione che trasformi la costruzione infernale dell'Inquisizione, degli uomini che si sono edificati, in un alito di vita che viene non dall'uomo ma da Dio. Dostoevskij descrive così il suo talento, il suo realismo. Trovare l'uomo nell'uomo. Mi chiamano psicologo. Non è vero. Io sono soltanto un realista, nel senso più alto, cioè raffiguro tutte le profondità dell'anima umana. Dostoevskij è preoccupato dell'uomo, è il grande antropologo. Ma la chiave per rispondere alle domande angosciose che era arrivato a vedere e a formulare in modo più radicale di quanto finora non era stato fatto, Dostoevskij le trova nel Vangelo, ma la risposta non prende la forma di un trattato, di una teodicea, ma diventa la vita dei suoi personaggi, diventa la trama romanzesca delle vicende, in un intreccio che è sempre aperto. I fratelli Karamazov non finiscono, Mitya è ancora in prigione, non sappiamo come va a finire la vicenda amorosa di Alyosha, non sappiamo cosa sarà di Ivan. Il romanzo si chiude, ma in realtà è ancora aperto. Anche i romanzi di Tolstoi sono aperti. Anna Karenina si uccide, ma la vita di Levin, l'altro personaggio di Anna Karenina, rimane aperta. Nekhliudov, in Resurrezione, alla fine è all'inizio della sua nuova vita, in cui ha visto la verità del Vangelo, come fare il discorso della montagna, fare le abitudini. In Dostoevskij è il Vangelo stesso che diventa una parabola a molte voci e che parla ancora al lettore che lo sa accostare. Parla di Adamo, del paradiso, di Eva, parla dell'albero, dell'antico serpente, della terra, del bene, del male. Sono versi di Andrei Bieli, grande poeta simbolista all'inizio del XX secolo, che Steinberg cita nel suo saggio Il sistema della libertà di Dostoevskij, dove la libertà è proprio questa radicale libertà di tutti i suoi personaggi. E non è un caso che l'esergo dei fratelli Karamazov è una citazione di Giovanni 12:24. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ma come vede invece Tolstoi questa ricostruzione di una armonia, di una speranza per l'umanità? Come legge la Bibbia Tolstoi? Per Tolstoi la Bibbia rivela la verità della vita. A differenza di Dostoevskij, la ricerca della vera fede per Tolstoi non può mai abbandonare la dimensione più propria dell'essere umano, che è la ragione. Tolstoi fu accusato di essere razionalista perché leggeva il Vangelo e tutte le cose che non capiva, che gli sembravano miracoli, dicevano, sono state aggiunte dagli evangelisti, hanno fatto una mitologia di Gesù, non hanno colto il suo vero messaggio, che per Tolstoi è soprattutto un messaggio morale, ma morale nel senso che bisogna fare quello che è scritto, non semplicemente leggerlo o ascoltarlo. Perciò per Tolstoi è la ragione che deve dare conto del senso della vita, allo stesso modo in cui la ragione può spiegare i fenomeni naturali. Anche Tolstoi era pessimista, scettico di fronte alle magnifiche sorti e progressive della scienza moderna. Per lui si tratta in realtà di fare, di mettere in pratica, cioè di praticare il comandamento evangelico dell'amore. La vita eterna non è un altrove imperscrutabile, ma è accanto a noi. Occorre adorare Dio fattivamente,
nella verità delle nostre azioni. Questo fattivamente è il modo in cui Tolstoi traduce il passo di Giovanni 4,23. Dio è spirito e bisogna adorarlo in spirito e verità. En pneumati che aletheia. In spirito e verità è il dialogo tra Gesù e la Samaritana. Per Tolstoi la chiave di questo dialogo è la verità, e lui dice la verità è fattivamente, fa una traduzione dei passi del Vangelo, il Vangelo di Tolstoi è tradotto anche in italiano, e voi trovate questa traduzione. Per Tolstoi l'essenziale del tempo, il suo autentico significato, sta tutto nel presente, cioè è la vita presente, attuale, su questa terra, l'oggi in cui era chiusa l'eternità, come cancellazione della morte e luce dell'illuminazione interiore di colui che vive nell'amore. Pensavo oggi, scrive nel diario del 25 dicembre 1890, tra quei elementi, parti, da cui si rappresenta l'ideale di Cristo, c'è anche questo, che la vita è solo nel presente. La visione dell'edificio mirabile della natura non agisce come punto di partenza per una contemplazione platonica del sovrasensibile, ma in Tolstoi orienta l'occhio dell'osservatore alla materialità del presente e chiede il senso di questo presente. Ci sono molte diverse conoscenze, scrive ancora nel diario, ma una è più importante e reale di tutte, la conoscenza di come vivere, il sapere di come vivere. È la sapienza della vita, che per Tolstoi è ancora la traduzione del logos giovanneo, rasumieni e gisni, la sapienza della vita, il saper vivere. Tolstoi traduce così il prologo di Giovanni. Al principio era la parola, cioè saper conoscere l'arte di vivere. Ma, e in questo forse è un interprete più autentico, l'arte di vivere nell'amore, che risponde anche alla vera legge iscritta nel cuore degli uomini, l'autentico motore di tutte le cose. Questa visione di Tolstoi entra in collisione con una concezione nichilista che vede nella natura e nelle vicende umane una lotta senza quartiere per la sopravvivenza. C'è in Tolstoi un elemento nichilistico, profondamente pessimista, ma lotta sempre con quest'altra visione. Queste due linee di pensiero restano costantemente in tensione, anche se Tolstoi si sforza in tutti i modi di armonizzarle negli scritti teorici. Tuttavia, nei suoi racconti, questa contraddizione deflagra e se ne vede l'inconciliabilità. Sono racconti che forse conoscete, la Sonata Kreutzer, il diavolo, padrone contadino. Ma ci sono due racconti che sono interessanti perché, e ci avviamo alla conclusione, trovano un parallelo in Tolstoi e in Dostoevskij. Personaggio in entrambi è un pazzo, e in entrambi questo personaggio è la figura del cristiano, di quello che ha ritrovato la fede, almeno che ha ritrovato un senso alla vita. In Dostoevskij, lo abbiamo citato all'inizio, è questo racconto pubblicato nel diario di uno scrittore, la pubblicazione che Dostoevskij tenne tra il 76 e il 77, e che utilizzava un po' come banco di prova dei grandi romanzi. Un uomo parla in prima persona, va per le strade, incontra una bambina, ma la caccia, ancora il tema dei bambini, la bambina chiede l'elemosina, chiede di aiutare la madre, la caccia via in malo modo, perché ha deciso di uccidersi.
sa che non c'è nessun senso alla vita, sa che se lui si uccide tutto il resto scomparirà con lui, l'insieme del mondo scomparirà con il suo gesto del suicidio. Lo ha a lungo premeditato, ha sempre rimandato il momento, ma ora è venuto. Ma quando entra nella sua casa, dopo un mese di notti insonne, con la rivoltella sul tavolo, si addormenta e ha questo sogno. Viene trasportato come in tra le comete, tra le stelle, vede brillare una stella, la stessa che era apparsa mentre cacciava via la bambina che chiedeva aiuto. Questa stella gli fa credere che quello che sta vivendo non è un sogno e lo porta in un pianeta che è del tutto uguale a quello terrestre. È la Terra, ma è una Terra in cui gli abitanti sono perfettamente felici, perfettamente in armonia con le cose. Ma la sua sola presenza fa sì che tra questi abitanti comincino a sorgere conflitti, insidie, dubbi, minacce. Io stesso li ho corrotti. In piccolo, il sogno di un uomo ridicolo vive la disgregazione dell'armonia tra uomo e natura, tra uomo e Dio. E alla fine è lui stesso che capisce che era causa di questa distruzione della innocenza originaria di questi abitanti extraterrestri, fino ad arrivare a dire: li supplicavo, li crocifiggermi, insegnavo loro come si costruisce una croce, avevo brama di tormenti, ma essi cominciarono a ridere, ridevano soltanto di me, e poi cominciarono a tenermi in conto di strambo. Allora la tristezza entrò nell'anima mia con tanta forza che il cuore mi si strinse e io sentii che morivo. E qui appunto mi destai. Era già mattino. Mi svegliai in quella stessa poltrona. La mia candela si era consumata. Per prima cosa balzai in preda a una straordinaria meraviglia. D'un tratto, mentre stavo in piedi e tornavo in me, mi imbalenò davanti la mia rivoltella, pronta, carica. Ma io, in un attimo, la scostai da me. L'uomo ridicolo ritrova il senso della vita. Il senso della vita è nell'amore per gli altri, come per Dostoevskij è questo amore sacrificale quasi parossistico, ma è l'idea che senza capacità di dare la vita per gli altri non c'è la possibilità di un senso alla nostra stessa vita. E infatti da quel momento lì comincia a andare in giro e predicare che cosa? Semplicemente il secondo comandamento del Vangelo: amerai il prossimo tuo come te stesso, e tutti lo prendono come un matto. In Tolstoi abbiamo un racconto che evoca già nel titolo la follia, le memorie di un pazzo, un uomo soddisfatto della sua vita, della sua ricchezza, che pensa a come accrescere la proprietà, finché a un certo punto comincia a trovare questa terribile insensatezza della vita, un'angoscia che lo prende, che lo avvolge e che gli impedisce di fare tutti i suoi affari. Questo stato poi passa, passeggero, finché ritorna insistentemente e verso la fine comincia a dare dei segni di follia. E quali sono i segni di follia? Che comincia a leggere le Sacre Scritture, la Bibbia, il Vangelo. La Bibbia non la capivo, il Vangelo mi inteneriva, ma più di tutto leggevo le vite dei santi. Il racconto si conclude con il protagonista che va per concludere un affare in una tenuta, l'affare molto vantaggioso, ma il vantaggio del proprietario si traduce nello svantaggio dei servi che devono
lavorare le terre meno fruttuose e pagare il pedaggio al padrone. Ma ecco che a un certo punto si accorge che questo è sbagliato. Tornando a casa, incontrai una vecchia, le chiesi la strada e attaccai discorso. Mi raccontò quanto fosse povera. Arrivai a casa e non appena cominciai a raccontare a mia moglie dei vantaggi dell'acquisto, provai vergogna. Quella vergogna che prova Nechliudov quando cerca di dare la terra ai suoi contadini, quando si rende conto che in realtà non sta facendo un atto di generosità, ma semplicemente un atto di minima giustizia. Soprattutto la verità del fatto che i mujikini, i contadini, vogliono vivere proprio così come lo vogliamo noi, che sono uomini, nostri fratelli, figli del padre, come è detto nel Vangelo. Il pazzo di Tolstoi è quello che si accorge che la struttura sociale, la costruzione di sfruttamento dell'uomo e della natura è in realtà una struttura di ingiustizia profonda. Questo fu l'inizio della mia pazzia, ma la mia pazzia totale cominciò più tardi. Andai in chiesa, fuori c'erano i mendicanti, e a un tratto mi fu chiaro. Non solo che non avrebbe dovuto essere com'era, ma che non era affatto così, che non c'era, e se non c'era questo, allora non c'era nemmeno la morte, né la paura. Cioè, per Tolstoi, quello che è la grande impostura è la giustificazione teologica o la giustificazione dottrinale di una struttura di dominio e di sopraffazione e di ingiustizia. E qui anche la radice di tutta la sua polemica contro la Chiesa ufficiale, che gli valse poi la scomunica all'inizio del Novecento. Ma per Tolstoi quello che vale di più è la lettera del Vangelo. E lì stesso, si conclude il racconto, sul sagrato detti tutto ciò che avevo con me, 36 rubli, e andai a casa a piedi, conversando con il popolo. Questo racconto per Tolstoi è la traduzione del comando evangelico che ritrova anche nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Allora, una piccola bilancio di quel percorso che abbiamo fatto, certo in modo molto rapido, tra questi due grandi scrittori. Il fatto è che il problema della natura, al pari dei dilemmi della storia o della comprensione cristiana della scrittura, è un problema di interpretazione, di ritrovare l'intero, di trovare un senso. Accostandoci alle trasformazioni della natura come topos letterario,